Il maggiore esperto di Superbike, Giovanni Di Pillo. Vivente, devi dire, il maggiore esperto vivente. Il maggiore esperto vivente, così va bene? Sì, meglio. Di Superbike, Giovanni Di Pillo. Giovanni, la temperatura adesso è arrivata a 44 gradi. 8 gradi d'asfalto in più rispetto a Manche 1. Che gara dobbiamo aspettarci? Sì, 8 di asfalto, saranno 20 in prima fila perché sono con il coltello tra i denti tutti, perché Marco non ha gradito l'averti davanti, Biaggi non ha gradito l'averti davanti e Aslam dietro, Aslam non ha gradito, cioè sono inferociti. Senti, qui il bello è che a differenza per esempio di Assen non c'è la variabile gomme, nel senso la Pirelli ha portato due sole scelte al posteriore, di conseguenza quella più tenera dura 5 giri, dopo i pezzi si trovano per tutta la pista. Quindi c'è la variabile Aprilia che ha portato un motore che fa 3.34, record mondiale di velocità nel 3.34.8. Sì, ho capito, allora 3.35 quasi, che è il nuovo Guinness dei primati per il mondiale della Superbike, la variabile è quella. Senti, lo sai che in settimana ha fatto i test a Mugello e non perdeva niente in scia alla GP12? Non è che non perdeva, c'è Battini e dice c'avevo questo qui che e non me lo scrollavo dal sedere nel rettilineo che è 1,5 km del Mugello. Senti, a questo punto però sta diventando un po' una farsa sto regolamento di Moto 1, perché non possono differenziare in questo modo quelli che adotteranno un motore di Con chi corrono? In tre? Ma sì, insomma, in tre scemi? Avranno quei sei che vogliono in più sulla griglia, ma saranno sei moto assolutamente pagate non competitive. Un milione di euro dalla Dorna, che per fare nessun Dorna, perché si dorme ragazzi con la GP, pagheranno 1 milione di euro a team, e allora anche Batta ci sta pensando, perché no? Ti danno 1 milione di euro, andare a correre con una moto che ti fa in casa, con motore BMW, che ci vuole? E così salveranno questa meraviglia del MotoGP. Parliamo di cose serie, siamo in griglia, Superbike, perché mi fai incupire? Parliamo di Ceca. Ceca qui finalmente si è un secondo rimesso nei binari della normalità, ma da Miller e Misano ritornerà lì. La BMW quanto è ancora distante? Parecchio, perché è sempre questa difficoltà nel voler far tutta da sola. Con un team interno è tutto più difficile, però sta progredendo velocemente. Però questi stanno pensando alla MotoGP, ma non come motore derivato alla serie, proprio sviluppare un prototipo, lo sai? Lo so, te chi te l'ha detto? Van Gunheim, a me Van Gunheim ha detto che siccome è stato il responsabile di BMW Spagna e stava a Barcellona, è amico di Espeleta e è sempre lì a farci le chiacchiere, ma lui non ha grossa intenzione, perché anche perché se ancora non hanno stradominato qui, andare là contro Honda e Ducati, poi ce n'è altri, e due Yamaha, è dura. Senti, questa gara 2 allora chi è che vedi favorito? Boh, è il bello, allora se vuoi io il sabato ti do primo, secondo e terzo della GP e ci azzecco tranquillo. Sì. Qui è impossibile. Però stesso, perché guardando... mi davi l'averti? No, assolutamente. Allora, però è stato consistente sin dal venerdì, dai. Ha girato fortissimo sin dal venerdì. Se Biaggi non faceva quelle due sciocchezzuole che ha fatto, certo, che si buttava a fare le staccate nelle S e gli ha regalato quei 2 secondi. E Michel Fabrizio con un'anzianissima GSXR però ha fatto una gara del tutto onesta. In testa al mondiale c'è la Ducati che è più anziana di Fabrizio e della GSXR. Cioè, ragazzi, questo è un mondiale che permette a chiunque, se hai grinta, voglia e manetta, di andare. Però, è questo, dai. Però l'RSV4 permette grandi cose a un pilota come Biaggi, ma uno alto quasi 2 metri come Kemi, al cavolo, non riesce a guidarla stamattina. Sì, insomma, ci vuole anche un po'. Ragazzi, Max è un grande, è un 5 volte campione del mondo, è un grande, c'è da vedere, la farà la differenza, lo vedi che dove ti metti a qualunque curva lui passa sempre lì, ha sempre quello stile di guida, cioè, ragazzi, è un professore, è bello da vedersi. A caldo, un nome per gara 2. Dai, Melandri, Melandri, andiamo a vederci gara 2.